L'evento di oggi, che comunque è la presentazione ufficiale della nostra lista, è una lista di cui devo dire ho l'onore e anche l'onere di essere capolista, lo faccio con grande piacere, però è una lista compatta dove c'è un mix di persone con più esperienza e con meno esperienza, quindi io sono veramente soddisfatto del lavoro che hanno fatto i tanti amici, voglio ringraziare veramente tutti quelli che ci hanno dato una mano a tutti i livelli, dal capogruppo a tutti i militanti, a quelli che hanno dato la disponibilità, vorrei proprio ringraziarli uno per uno, quelli che hanno dato la disponibilità a candidarsi, oltre ovviamente a gli amici che si sono occupati della parte organizzativa e che sono stati a noi molto vicini, in particolare Massimiliano Ambesi e Marco Scaiola, che sono un punto di riferimento costante in questa campagna elettorale. Mi viene da sorridere perché, a parte che vedo che le critiche più cattive provengono da una sola parte politica, e questo astio, questo rosicare quasi ci fa anche comodo. Io non riesco proprio a capire da dove nasca questa di tendenza unilaterale ad essere così, astiosi e anche così questa partigianeria senza senso. È una giunta itinerante che è già stata fatta in altri comuni ed è un'impronta ed è un indirizzo che dà il governatore Toti con la sua giunta per avere una vicinanza al territorio, per stare più vicini alla gente. E saranno deliberate anche delle importantissime azioni governative della Regione Liguria a vantaggio della comunità. Quindi questa polemica è del tutto sterile e insignificante. Mi stupisce che chi ha la responsabilità, e non credo che siano davvero i capolista di queste liste a sostegno di Claudio Scaiola, credo che la regia sia francamente sbagliata e forse c'è un po' anche di improvvisazione. Comunque, ognuno fa la sua partita, noi andiamo avanti, non facciamo polemiche, non è mio costume farne e non ne farò se proprio non tirato per i capelli, anche perché devo dirvi, guardate, io noto, non so se lo notate anche voi, che la gente è veramente stufa di sentirsi rimbalzare, io ho detto, lui ha fatto, l'altro ha pensato, questi sono più bravi, gli altri sono meno bravi. La gente ha bisogno, soprattutto a Imperia, di risolvere i problemi e quindi noi pensiamo di poterli risolvere con una proposta concreta e con gente seria. Luca Lanteri, questa sera la presentazione della lista Forza Imperia. Sì, un altro bel momento, siamo alla Marina di Porto con tutti gli amici di Forza Italia, perché il partito è Forza Italia che si declina in questa lista col nome di Forza Imperia, però sappiamo benissimo che è una lista politica che porta con sé quindi tutta la sua storia e tutti i significati di Forza Italia. Per me chiaramente un momento anche importante sotto il profilo dei rapporti personali e umani, e l'ho detto un mese fa quando siamo partiti in questa meravigliosa avventura, perché personalmente ritrovo tanti amici fraterni con i quali avevo collaborato tanti anni fa e adesso mi sono messo a loro disposizione per questa meravigliosa avventura. La forza della squadra è il nostro slogan, abbiamo 5 liste magnifiche, stiamo chiudendo in questo momento la presentazione con la raccolta delle firme già fatte. Faremo un mese di campagna elettorale intenso dove spiegheremo alla gente le nostre ragioni, dove spiegheremo i nostri programmi con calma e con serenità come ci contraddistingue, e sono certo che faremo un bel risultato. Un giorno importante, presentiamo la lista di Forza Italia, chiamata in questa occasione Forza Imperia, per dare ancora più forza e legame al nostro territorio e alla nostra città. Siamo contenti di dare il battesimo a questa ulteriore lista che sostiene Luca Lanteri sindaco. Ci sono tanti amici, a cominciare dal capolista Antonello Ranise, il dottor Ranise, che è il nostro coordinatore cittadino di Forza Italia qui a Imperia, consigliere comunale uscente. Una bella lista che ha unito consiglieri comunali uscenti, perché oltre a lui c'è la Piera Poilucci, il capogruppo Gianfranco Gaggeri, da Quarone e altri, e allo stesso tempo ci sono anche volti nuovi, donne, uomini che si affacciano per la prima volta alla politica. Che questo secondo noi è il mix migliore, unire volti nuovi con l'esperienza e le capacità di chi in questi anni ha fatto opposizione all'amministrazione capace, ha fatto un buon lavoro sul territorio. Quindi diamo il bocca al lupo ai nostri candidati, come l'abbiamo fatto ieri, come l'abbiamo fatto nei giorni passati, di questo grande progetto, di questa squadra che vuole cambiare veramente e concretamente le cose qui ad Imperia.